C'è un sentimento profondo che unisce il popolo di Ortona a quello del Canada, è il sentimento di libertà per il quale hanno lottato i soldati canadesi tra il 20 e il 28 dicembre 1943 e persero la vita in tanti, battaglia sanguinosa. Ortona fu definita una piccola Stalingrado ed ottenne la medaglia d'oro al valor civile. Ortona non dimentica ed ha accolto con affetto una rappresentanza di 30 militari del Seaforth Islanders of Canada, uno dei reggimenti che ha contribuito alla liberazione della città. Con il suono della cornamusa hanno attraversato il centro, accompagnati dal sindaco Leo Castiglione e dalle autorità militari, per recarsi alla piazza dedicata agli eroi canadesi per una breve cerimonia. Una giornata di emozione e di commozione, perché vedere il reggimento Seaforth Islanders sfilare per la strada, per il corso principale della nostra città, per le strade che testimoniano il sacrificio di 80 anni fa dei giovani canadesi, ci inorgoglisce e ci fa riflettere sul sacrificio appunto dei 1375 giovani canadesi che 80 anni fa hanno permesso alla nostra città, alla cittadinanza, di tornare alla libertà e alla democrazia. Sta a noi mantenere viva la memoria, e questo evento di oggi rafforza questo sentimento che dobbiamo coltivare ogni giorno. Abbiamo sempre presente ciò che si è verificato ad Ortona, ci ha detto il tenente colonnello Kent Wickens. Tornare ad Ortona per le forze marittime e navali, per la marina militare, dà tanta emozione. Gli italiani, gli ortonesi che hanno vissuto quei tristi momenti. Questa battaglia ha un posto speciale per le forze navali e noi la ricordiamo ogni anno durante la cena di Natale, e camminare per le strade oggi è stato molto emozionante per tutti noi. La deposizione delle due corone. La benedizione del monumento, il prezzo della pace, uno scambio di doni ed anche la maglietta particolare, quella di Ortona Challenge, consegnata da Angela Arnone, presidente dell'associazione Crossroads, che ha accompagnato la delegazione. A dicembre sono gli 80 anni della liberazione della città. Questo reggimento che è presente qui oggi, Seaforth Islanders of Canada, è uno dei due reggimenti principali che ha liberato il centro urbano. La mia associazione ha organizzato l'anno scorso, rifarà quest'anno, una gara podistica, ma non solo agonistica, per tutti, che commemora il contributo dell'esercito canadese nella battaglia di Ortona. Quindi quest'anno in particolar modo, mi raccomando, domenica 15 ottobre venite a Ortona, ci saranno presenti dei musicisti della polizia di Edmonton con cornamuse e grancassa. È una giornata di celebrazione, di gioia e di ringraziamento.